Ciao a tutti! Oggi siamo qui perché in tantissimi ci avete chiesto consigli per prepararvi a uno dei momenti più importanti e che generano più ansia in chi cerca lavoro, il colloquio per l'appunto. Allora, partiamo con quattro piccoli suggerimenti che possono aiutarvi effettivamente a fare una bella figura e quindi ad ottenere il lavoro che vorreste. Il primo consiglio che vi vogliamo dare è ovviamente quello di prepararvi. Dovete conoscere vita, morte e miracoli dell'azienda per cui vi state presentando. Come fare? Banalmente, grazie al digitale oggi abbiamo accesso a un miliardo di informazioni, no? Quindi la prima è sicuramente quella di andare a vedere il sito corporate, spulciare ogni singola sezione, quindi leggervi bene tutti i contenuti che l'azienda diffonde verso l'esterno, e in particolare vi suggeriamo di soffermarvi nella sezione Lavora con noi. All'interno di quella sezione potete trovare una descrizione di quelle che sono le caratteristiche che i talenti in quell'azienda devono avere. Secondo canale per ricercare informazioni è il nostro amico Google, quindi su Google potete trovare tutte le news che riguardano l'azienda e quindi capire anche qual è la direzione che il business vuole prendere e l'orientamento verso il futuro. Se siete fortunati, magari riuscite a trovare anche le interviste dell'amministratore delegato o addirittura le interviste dell'HR manager che vi farà il colloquio. Quindi da lì potete estrapolare un sacco di utili informazioni poi da riportare durante il colloquio. LinkedIn. Utilizzate tantissimo LinkedIn. Su LinkedIn non solo andare a vedere la pagina aziendale, chiaramente, ma andate anche un po' ad analizzare i profili singoli dei dipendenti che lavorano già in quell'azienda. Anche di chi già lavora nel vostro ruolo, andate a vedere che argomenti condividono, a quali post fanno like, in questo modo riuscirete a capire anche quali sono effettivamente gli argomenti più interessanti da poter portare a colloquio. Quindi mi raccomando, fate capire all'azienda la vostra motivazione. Non state solo cercando lavoro, ma volete lavorare nello specifico per l'azienda da cui vi presenterete e questa cosa la dovete trasmettere al massimo. Seconda cosa, la puntualità. Essere puntuali è fondamentale, dà un po' la prima impressione di quanto siamo anche in grado di rispettare gli orari e di rispettare degli appuntamenti. Quindi mi raccomando, arrivare 5-10 minuti prima. Perché? Perché questo innanzitutto vi permette di anche rilassarvi, quindi magari siete lì che state aspettando di essere chiamati e potete iniziare a familiarizzare con l'ambiente intorno, piuttosto che potete prendere un bel respiro, fare un po' di meditazione e concentrarvi su voi stessi per preparare la vostra performance. Ovviamente vi suggeriamo anche di non farvi prendere troppo dall'ansia della puntualità e di arrivare troppo in anticipo. Perché? Perché arrivare troppo in anticipo può in qualche modo suscitare un po' di nervosismo in chi ci intervista. Quindi né troppo presto né in ritardo, 5-10 minuti prima. Se vi capita di arrivare in ritardo, può succedere. Guasto della macchina, i mezzi che non arrivano. È morta per caso? Può succedere, l'importante è ovviamente avvisare. Quindi se sappiamo che siamo in ritardo, cerchiamo di avvisare il prima possibile chi ci intervisterà che appunto abbiamo avuto un problema. Terzo consiglio che vi diamo, state attenti all'abbigliamento. Ovvero al look con cui vi presentate a colloquio. Ogni ambiente richiede una sua etichetta e quindi far vedere che effettivamente abbiamo compreso l'ambiente in cui stiamo entrando è molto importante, è un segno un po', diciamo, di rispetto verso l'ambiente in cui ci stiamo proponendo. Quindi se un'azienda è un'azienda ovviamente una grossa multinazionale formale, dovremo tendere ad andare con un abbigliamento che corrisponda. Se invece andremo a fare un colloquio in un'agenzia creativa piuttosto che in una startup, andrà benissimo anche un look un pochino più sportivo e informale. Se siete in dubbio su come vestirvi, vi suggeriamo la regola dell'80-20. 80 un abbigliamento classico, pulito ed elegante. Il 20% invece potete personalizzare un po' il vostro look, quindi scegliendo un accessorio che magari più vi rappresenta e che possa effettivamente colpire il vostro interlocutore. Orrenda, non gliela far vedere! Ma è la mia! Quarto suggerimento che vi diamo è di essere sempre cortesi ed educati. Dal momento in cui noi mettiamo piede in azienda, non sappiamo chi incontreremo, anche la persona che ci accoglie può avere un ruolo diverso da quello che pensiamo. Per cui mi raccomando, sempre gentili e sorridenti. Carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi. Talvolta l'ansia può fare dei brutti scherzi, no? Quindi se siamo molto concentrati e siamo in una fase in cui ci stiamo mentalmente preparando
ad affrontare il colloquio, può essere che abbiamo delle disattenzioni magari verso l'ambiente circostante. Quindi ricordatevi di concentrarvi, di salutare con un bel sorriso chi avete intorno e di mostrare gentilezza. Questo sicuramente è una cosa che è molto apprezzata e che è alla base dei rapporti umani, perché alla fine anche durante i colloqui ricordiamoci che stiamo parlando comunque con delle persone e anche il manager che ci intervisterà ha bisogno di entrare in empatia con noi. Quindi questo sicuramente è un altro punto molto importante. Spero che questi quattro consigli che vi abbiamo appena dato possano tornarvi utili nell'affrontare i vostri futuri colloqui. Il prossimo video che condivideremo con voi invece riguarderà dei suggerimenti su come gestire l'ansia da colloquio, quindi dei piccoli trucchetti mentali per riuscire a performare e non farsi ingannare dall'ansia. Se vi è piaciuto questo contenuto e volete rimanere aggiornati su tutti i prossimi, mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social. Grazie e alla prossima!